Grande successo per la presentazione del libro Il Visconte Cibernetico, scritto da Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera, ed Andrea Principe, il rettore della LUIS. L'opera, che si ispira al Visconte di Mezzato di Italo Calvino e si pone come omaggio al grande scrittore, capace di unire cultura umanistica e scientifica per anticipare il futuro, è stata presentata al pubblico marsalese dallo stesso Massimo Sideri. Noi diciamo che questa nostra unione con le macchine deve passare appunto dalla parzialità per riuscire a trovare un punto di contatto, e questa non è un'idea che abbiamo estrapolato o forzato dal pensiero di Calvino, perché pensate, Italo Calvino negli anni 60 andava in giro per tutta l'Europa, non soltanto in Italia, a tenere delle conferenze sull'intelligenza artificiale. Al tempo si chiamava cibernetica, si parlava molto della cibernetica, il tutto era raccolto in un saggio bellissimo, delizioso, che si chiama Cibernetica e Fantasmi. E pensate, in questo saggio Italo Calvino dice: arriverà una macchina che sarà capace di scrivere testi esattamente come faccio io oggi, e oggi a quella macchina abbiamo dato un nome, che è ChatGPT. In una brillante conversazione con Francesca Lagioia, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, Sideri racconta l'importanza di conoscere ed utilizzare tutti gli strumenti della cultura italiana, quella umanistica con Dante, ma anche quella scientifica con Galileo Galilei, per comprendere la complessità del presente. Che ho trovato davvero interessante e affascinante, e mi ha fatto tornare in mente una serie di cose che riguardano il dibattito che è tuttora vivo, ma che prende le mosse in realtà da molto lontano, e che riguarda il rapporto tra pensiero, linguaggio e tecnologia. Da una parte le caratteristiche di questa nuova tecnologia, e dall'altra il modo in cui il pensiero si cristallizza nel linguaggio. E tutto questo è al centro di un grande dibattito che riguarda le relazioni che per esempio abbiamo con le AI generative, e se queste contribuiranno, diciamo così, ad esaltare la creatività umana, o se invece finiranno per sostituirla o in qualche maniera svalutarla.